ecco. Allora, siete pronti? Vai! Forza! Si è scordata la corda, si è scordata la chitarra. Entusiasmo, Entusiasmo al grosso. No, il cappino! Ragazze, quanti palazzi alti, quante belle ragazze, quante belle ragazze per fare l'amor. Bevi un po' della dolci, guarda come ti dolci, sabato la domenica, sabato la domenica. Bevi un po' della dolci, guarda come ti dolci, sabato la domenica e lunedì. E finire la manifestazione, abbiamo già visto moltissima gente, molti da fuori, soprattutto per la cioccolata. Devo dire che nonostante purtroppo il fatto che abbiamo dovuto posticipare questa manifestazione quest'anno a causa del maltempo, oggi finalmente questo clima primaverile ci ha regalato i carnevali di mezza quaresima, anche se ormai non siamo più in quaresima. Però nonostante tutto caratterizzati sempre da un abbondantissimo e copioso lancio di uova pasquali. Tanta gente, devo dire, qua oggi a Cartoceto, e questo non può far altro che piacere, non soltanto tra l'altro del nostro territorio, ma ho avuto il piacere di dare il benvenuto, di stringere la mano anche a tante persone provenienti da fuori regione, e questo significa che il carnevale di mezza quaresima di Cartoceto è diventato ormai non soltanto un appuntamento fisso, ma altrettanto atteso. Beh, funziona, perché si distingue dagli altri carnevali, proprio perché di mezza quaresima e quindi più avanti. Beh, vede, noi si era, ecco, appunto, non soltanto per il periodo, ma ci tengo a sottolinearlo anche, come dicevo prima, per questo lancio di uova pasquali meraviglioso e che sicuramente richiama tanta 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 gente. Grazie mille Enrico. Grazie. Abbiamo a voi. Trovato una bellissima donna qua con una bella minigonna, un bel seno prosperoso. Tu sei? Marta, bellissima, ti si vedeva sul carro, lanciavi uova, parlavi al microfono. Sì, si fa un po' di tutto, dai, cerchiamo di far felice tutta la gente che è venuta qui. Bisogna divertirsi alla fine, studiamo 3 mesi per far divertire la gente. Senti, te sei di Lucrezia? Sì. Beh, mi raccomando, Lucrezia non sono tutte belle come te, vero? Forse di più. No, non sono belle come me. Bene, allora invitiamo tutti a Lucrezia il prossimo anno, che ormai la festa è finita, per vedere queste belle gnocche. Ecco, probabilmente il prossimo anno non sarò così. Però sì, dai, ci sarà. Sopra!